la commissione sanitaria militare, della sanità militare e tante pubblicazioni. Concludo, ecco proprio concludo, con questo lavoro che dovreste conoscere tutti. Quando andate a parlare all'ASL, si accorsero da un lavoro del 2009 negli USA, scusate per un sorso d'acqua, che gli USA erano al 34° posto per morte infantile, indice di mortalità infantile. Uno pensa che sia al primo posto, no? Era al 34°. Cioè c'erano 33 nazioni prima degli USA dove si moriva di meno. Si dà per ogni 1000 abitanti. Gli USA si moriva 622 bambini ogni 1000. No, aspettate, ci deve essere qualche errore. No, sì, ma lì è scritto. Ok, c'è un errore perché non può essere di libro, scusate. Sì, era ogni 100.000, c'è un errore. 622 non sono qua. Dei ricercatori hanno studiato come mai. Allora hanno indagato le altre 33 nazioni, tra cui l'Italia. Cosa è venuto fuori? Che tutte e 34 le nazioni, in tutte e 34 le nazioni, gli indici di mortalità infantile, cioè il numero di bambini morti ogni 100.000 per qualunque causa, è strettamente correlato al numero di dosi vaccino che si fa in quella nazione. E per numero di dosi non si intende la puntura, perché se tu ti fai 6 vaccini nell'esavalente sono 6 dosi vaccini, per il rambo già 5 sono pericolosi. Bene, tutte e 34 le nazioni precedenti agli Stati Uniti, inclusa l'Italia, hanno la correlazione strettissima tra l'indice di mortalità infantile e il numero di dosi vaccinali. Cosa gli dobbiamo portare, no? Ecco perché io ho presentato una denuncia penale contro chi ha realizzato questa legge, documentata. Innanzitutto, visto che ho ricevuto molte grazie da parte vostra sul mio profilo Facebook, ricordo questo grazie a tutti coloro che sono qui. E voglio iniziare da questo, da quello che ha detto ora il dottor Trinca, che io ho conosciuto in Commissione Sanità. Le cose che lui ha detto io le ho fatte anche lui, e non pensate che sia tutto. Cose più importanti sono venute in commissione, dove purtroppo molti auditi hanno parlato per 3 minuti, hanno detto cose molto interessanti e sono stati congedati, lasciando solo un'informativa senza verbalizzare quelle che poi sono state le domande, soprattutto mie e di altri, su quello che ci avevano detto e sui dubbi che invece avevano sollevato. Io vorrei dare nuovamente la parola al senatore domani, perché lui deve tornare a Firenze, e allora ti do 2 minuti. Per prima cosa mi volevo scusare perché l'ultimo treno alle 18.25 ho fatto impegno domani mattina, perché non è mia abitudine dire le cose e andare via e non stare a sentire le domande. Di solito parlo per tutti. Se avete domande da fare su quello che ho detto io, siccome non c'è tempo, lui vi darà, vi mandate, vi scrivete, tanto insomma mio effetto che ce l'avete, io vi rispondo. Però volevo andare via dicendovi una cosa semplice, che vi può servire non da un punto di vista legale, ma da un punto di vista umano, personale, per effettuare eventuali accuse. Bene? Ed è questa, ve la butto lì, come decidete voi. Noi abbiamo la Food Drug Administration americana, ha autorizzato la commercializzazione di nuovi farmaci e ha approvato la prima terapia genica anticancro. Il farmaco, se andate a cercarlo, si chiama Kimria, e si tratta di un trattamento che attesta le cellule del sistema immunitario del paziente per riconoscere quelle cancerose e a distruggerle. Per l'autorizzazione, questa che cosa serve? Serve a pazienti giovani con leucemia, quindi stiamo parlando di bambini, resistenti alle altre terapie. L'autorizzazione è stata richiesta dalla Novartis, che prevede
all'Agenzia Europea del Farma. E in Europa la Kind Pharma ha presentato una richiesta di autorizzazione per un farmaco omologo per il linfoma. Ora, vi dico che cos'è. Il trattamento prevede che dal sangue del paziente siano prelevati alcuni linfociti T, che sono le cellule immunitarie in pratica, che vengano trasformati in linfociti chimerici e questi viene inserito un gene che riconosce una proteina che è presente sulla membrana cellulare delle cellule cancerose. La terapia è efficace anche sulle recidive. Allora, cosa vuol dire? Perché? Perché queste, una volta che hanno riattivato i linfociti T, tutte le volte che si ripresenta, le riattacca. Ammettiamo che questo funzioni. Questo è un vaccino. Perfetto. Allora, siccome mi sono trovato a combattere una lotta per l'epatite C e per questa pigliaccata di dividere tra persone che io posso curare e persone che io non posso curare per il costo del farmaco, vi dico che il prezzo proposto dalla Novartis per trattare un paziente è di 475.000 dollari. Allora, coloro che dicono che vogliono difendere i bambini, che vogliono pensare che non possono mettere i bambini, ci spieghino come mai noi dobbiamo sottostare a questi ricatti, a questa cifra. Noi non accetteremo. Specie, d'accordo, e in più con l'ambiente di guerra, la denutrizione, la scarsa igiene, questo ha fatto sì che il virus facesse un salto di qualità e diventasse assolutamente letale, tant'è vero che gli storici dicono che in 2 settimane la spagnola uccise più persone che l'AIDS in 24 anni. Bene, Praticamente, finita la grande ondata tra il 1919 e il 20, il virus H1N1 della spagnola praticamente scomparve, riapparve, guarda caso, nel 1976, sfuggito, non si sa come, da un freezer di un laboratorio di ricerca americano. E anche in quella circostanza provocò un morto, un giovane soldato in un campo militare. A quel punto i CDC, i Centers for Disease Control di Atlanta, cominciano a diffondere il panico. Dice, qui rischiamo una nuova pandemia. Informano quindi gli organi statunitensi, l'FDA, eccetera, vanno dalla loro presidente Gerald Ford e lo mettono al corrente di questa possibile pandemia che, rispetto alla prima guerra mondiale, sarebbe stata di gran lunga peggiore. Perché? Perché le comunicazioni da un capo all'altro del globo erano naturalmente molto molto più importanti. Bene, Ford decide di ascoltare questi esperti, vaccinano 250 milioni di americani, un flop totale, miliardi di dollari buttati. E questo influì sulla mancata rielezione di Ford molto più dello scandalo Watergate avvenuto 2 anni prima. D'accordo? Non credete che ci sia una qualche affinità con quello che sta succedendo adesso? Stanno inventando una epidemia mediatica, d'accordo? Stanno cercando di convincere la gente di quello che potrebbe succedere, per spingere appunto genitori a vaccinare e a correre ai ripari. Stanno scatenando questa guerra psicologica, questo incitamento all'odio, come diceva il senatore Romani, ecco, anziché unire la popolazione. Allora, a questo punto non c'è solo che da dire una cosa, come dicevano gli antichi latini: intelligenti pauca, a buon intenditor poche parole, chi sa leggere tra le righe legga. Prima o poi, se quello che dicono questi signori, questi esperti, è vero, chapeau,
ma se non sarà così e prima o poi le bugie hanno le gambe corte, qualcuno dovrebbe pagare. Ve lo ricordate lo scandalo della piaga della suina, per cui furono venduti 18 miliardi di dosi che non sono servite a niente? Nessuno ha pagato, semplicemente perché sono stati pagati tutti. Grazie. Ma le cose non sono nemmeno utilizzate.